Guys, eccoci ritornati in un nuovo episodio di Naruto Ultimate Ninja Storm. Allora, dobbiamo procedere con le missioni stavolta di grado B. Allora, iniziamo. Strana amicizia, Kiba e Shino. Shino e Kiba, rivali, stanno litigando anche oggi e ci sono lamentele per il troppo baccano. Vai a calmarli. Wow, che missione idiota. Aspetta, quella delle cavallette c'era... Ecco, mi sa che di là è quella delle cavallette. Quindi poi devo andare anche... Almeno mi dà anche gli ingredienti per poter... No, gli ingredienti... Gli oggetti che voleva quello lì, quel tizio là. Pinco pallino, vabbè, avete capito. Andiamo a fare questa mission al volo. Shino, qui è dove porta passeggio Akamaru. Questo è il luogo dove raccolgo insetti. Li state spaventando. Andate da un'altra parte. Obbligaci. Ehi ragazzi, posso parlarvi un attimo? Che cosa vuoi, Naruto? Beh, il vostro combattimento è fastidioso per gli altri. Cosa? Chi sta combattendo? Ci stiamo solo scambiando delle opinioni. Tutto qui. Ok, ma altra gente pensa che voi stiate... Se abbiamo detto che non stiamo combattendo, non stiamo combattendo. Giusto, Shino? Giusto. Guarda come lavoriamo bene in squadra. Ehi. Più sono vicini e più litigano. La strana amicizia tra Kiba e Shino. Ok. Ok. Allora, vediamo un po'. Ah, non abbiamo usato Kisame ancora. Quindi usiamo subito Kisame. Kisame. Ah, quindi solo questi, va bene, ok. Let's go. Mi devo ricordare che poi che dopo devo andare dal maestro Iruka per ottenere le altre tecniche, i nuovi jutsu là, per di supporto, perché altrimenti qua siamo messi male. Allora, con una barra di tresito e con la potenza di attacco del nemico alta. Va bene. Allora, signori, siamo giunti all'ultima saga comunque del gioco. Sfidare Alba. Anche la stupidità ha i suoi limiti. Vabbè. Non abbasserò la guardia, chiunque sia il mio avversario. Vabbè, signori, comunque, penso che in 2-3 parti la storia principale la terminiamo. Poi iniziamo le missioni secondarie. Water Shark Bomb Jutsu! Ehi! Ma vuoi smettere, Shino? No, aspettate. No, glielo devo fare anche a Shino, voglio vedere com'è la sua reazione. Oh, non riesco a fargliela. Mamma mia, adesso le botte che prende Shino. Vabbè, fatemi riprovare, signori, perché qua adesso lo distruggo. Adesso mi ha rotto il cazzo, adesso lo distruggo questo deficiente di merda. Adesso mi ha rotto il cazzo. Mi ha rotto il cazzo, Shino. Adesso hai rotto il cazzo. Riproviamo. Oh, e vai. C'è il primo tentativo adesso. Via. Oh. Super combo. Haha. Go. Una trivella ha fatto. Ma non è un tornado, cos'è? Vabbè, abbiamo capito. Siamo invincibili. Yeah. Vedere poi le condizioni speciali. No, se non sbaglio c'è solo una battaglia. Buono, almeno, meno male. Cioè, se non farne più di una sarebbe stato noioso.
How boring. Sapete che non ho letto se ci sono più di, se c'è più di una battaglia. Devo andare a vedere, cioè, vabbè, adesso lo vedremo, però cacchio, più di una battaglia è palle. Ok, no, non ce n'è più di una battaglia. Meno male. 23 punti, vai. Sembra che ce l'abbia fatta. Dovevamo essere la combinazione perfetta. Scusa, Kiba, i miei attacchi erano un po' lenti. Nah, la mia difesa era debole. Scusa, Shino. Wow, a quanto pare siete dei veri amici. Credo di essermi sbagliato sul vostro conto. Accidenti, l'attacco di Shino era ridicolo. Kiba, cosa gli è venuto in mente con quella difesa? Idiota. Tutto è bene quel che finisce bene. Sì. Ok, ripetiamo la missione. Vediamo quali sono le condizioni speciali. E 60 secondi con il 50% di chakra residuo. Ok, let's go. Via, let's go. Let's go. Allora, stavolta voglio usare Orochimurro con Kabuto. Kabuto. Tecnica. Ok, va bene questa. Va bene questa di Jutsu, va. Kabuto. La voce di Orochimaru in versione già è versione. Allora, la nostra versione è una voce normale, invece quella sembra più cercano di fare più serpente. Vabbè, vai. Ho sbagliato. Via. Aha. Quanti serpenti. Almeno non perdiamo troppo tempo, signori. Oh. Oh, mamma mia, che figata sto gioco. Via. Ehi, si è divertito Shino? Basta Shino, hai rotto le scatole. Dai. Oh. Oh. Oh, ho sbagliato io. Oh cavolo. Annulla Malascino, grazie. E scusate, ho sbagliato tasto. Ok, grazie Shino. Grazie Shino. Levati Shino. Shino, hai rotto le palle. Ah, basta. Oh. Mamma mia, hai rotto le scatole, cacchio, Shino. Oh, soddisfatto tutte le condition. Via. Ok, adesso prima di proseguire con la storia, andiamo a vedere, andiamo a consegnare le cavallette a quel ragazzo che ci aveva richiesto le cavallette, se non sbaglio. Non vorrei sbagliarmi. Poi proseguiamo con la storia principale. Ok. Altri 7 punti. Altre 5 cavallette. Che non serviranno a nulla, ma va bene lo stesso, dai. Ok, dov'era quel ragazzo? Ok, devo andare tutto su. Poi? Ok, devo girare a destra. Tra 300 metri, girare a sinistra. Arrivo a destinazione.
Posso fare... 4 cavallette, ok, ce le ho, sì. Sì, sì. Sicuro? Mi hai risparmiato un sacco di grattacapi. Ecco un segno della mia gratitudine. Così dovrebbero bastare, ma vorrei sapere per che tipo di ricerca servono. Grazie. Sfera petardo. Wow, cioè, mi aspettavo qualcosa di più utile, ma va bene, dai. Lo sapevo, mi davano qualcosa di stupido. Allora, iniziamo. Richiamo squadra Shikamaru. Ossessionato dall'idea di ottenere il potere supremo, Sasuke si schiera dalla parte di Orochimaru. Per poterlo riportare indietro, viene formato un plotone guidato da Shikamaru. In tutta fretta, si dirigono verso la foresta alla ricerca di Sasuke. Ok. In 80 secondi al massimo la gara, va bene, dai. Sasuke ha abbandonato il villaggio. Che sta succedendo? Perché ha fatto una cosa del genere? E non solo. Ho sentito che si sta dirigendo al villaggio del suono, dove si trova Orochimaru. Non Natsunade ha reagito a questa situazione di emergenza formando un plotone con a capo Shikamaru per rintracciare e riportare a casa Sasuke. I membri del plotone sono Neji, Kiba, Choji e ovviamente io. Ok, siamo abbastanza forti da poter riportare a casa Sasuke. Emergency call for the Shikamaru platoon. Chase and bring back Sasuke Uchiha. Non ho capito perché questa sia la dovrebbe essere la vabbè, gara, sì, ma più che altro sequenza tra gli albi, ma non gara, vabbè. Era da una vita che non facevo questo livello. Oh no, signori, era da una vita che non lo facevo. Mamma mia, che fortuna sto livello stiamo avendo. Che fortuna. Stiamo avendo una fortuna sfacciata. Beh, sono 6.000 metri ancora. Mi sembra che il massimo che abbiamo percorso è stato 2.000 metri, se non sbaglio. Non mi ricordo. Mamma mia, ci vorrà un'eternità ad arrivare là. Cioè dovrei beccare ogni 2 secondi la pillola della velocità per poter usare il clone. Cioè altrimenti qua ci mettiamo una vita, veramente. Vedete, poi succedono questi imprevisti. Vai, dai, 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 per favore, veloce. Ho capito che ci hanno messo tanto a trovare Sasuke, ma non devi farmi percorrere 3 milioni di chilometri per arrivare da lui. Vabbè, dai, tanto siamo arrivati, 200 metri, vai, vai, 100, 0, arrivati. Ok. Eccoci. Mamma mia. Va bene, non è andata tanto male. Allora, ci sono rimasti 19 secondi. Se le dobbiamo... Allora, 80 secondi era. Quindi se ci danno la condizione extra di terminare in 15 secondi, ogni 10 secondi ce la facciamo. Se dobbiamo terminare in 20 secondi ce la potremo anche fare, a meno che io non colpisca qualche albero. Quindi dobbiamo andare a calcolare questo. Va bene, dai, riproviamo subitissimo. La mission... Ok. Sasuke. Ah, Shikamaru Narabi Chunin. Ottimo. Pergamene. Base di ora. Ok, vai. E andiamo subitissimo. Ah, abbiamo sbloccato anche l'altra. Ottimo. In 70-65 secondi. Sì, ce la possiamo fare, signori. Ce la possiamo fare. We can do this. Come on. Come on. Dai, e pari il tasto avanti. Avanti, yes. Sì, sì, sì. Ok, Naruto. Via. Corri. 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 Spacca l'albero. Oh. Dobbiamo spaccare tutti gli ostacoli. Nessuno ci può intralciare. Niente e nessuno. Dai, sta andando... Non dico nulla, perché di solito succede sempre qualcosa che mi fa perdere. Però sta andando bene, dai. Ecco, l'ho detto, adesso succede qualcosa, va. Le carte bomba si evitano sempre, via. Percorre una media di 300 metri quando usi il clone. Vediamo. Più o meno. 300, 280, 300. Ecco, è successo questo, ecco. Sapevo che sarebbe successo qualcosa. Sembrava troppo bello vincere facile. Ma ce la farò?
Sì, hai voglia. Cacchio. Arrivato. Mi sa che... per un pelo mi sa proprio. In 70 secondi e in 65 secondi. Yes. Ok, andiamo a fare... andiamo a... fare anche l'altra. Mi sa, signore, se andiamo avanti di questo passo, mi sa che massimo nella prossima parte finiamo già la saga, la storia principale. Cioè 14 parti, 15 parti per arrivare alla storia principale, terminarla. Poi termineremo anche le missioni secondarie, ma mi sa che ci vorranno un botto di punti per fare la battaglia finale. Almeno a mio avviso, ma anche le battaglie successive, sicuramente ci vorrà un botto di punti, ci vorranno. Vediamo di quanti punti necessitava questa missione. Questo che abbiamo sbloccato. Inizia lo scontro con il suono. Mentre il plotone di Shikamaru è alla ricerca di Sasuke, gli uomini di Orochimaru, il quartetto del suono, entrano in scena. Compare anche un ninja chiamato Kimimaro. O Kimimaro, vabbè. Il cui potere sorprendente mette in pericolo i membri del plotone. Neji e Choji affrontano i nemici, mentre Shikamaru e gli altri procedono nella missione di ricerca. 327 punti, noi abbiamo 3. Mi sa che un'altra ce la sblocca. Neji vs Kimimaro. Noce dorata. Allora, mi sa che riusciamo a fare anche l'altra, se... forse. Abbiamo lanciato un attacco a sorpresa contro il quartetto del suono, che ha catturato Sasuke, intrappolandolo in una botte. Siamo quasi riusciti a portarlo in salvo, ma un altro ninja del suono di nome Kimimaro è apparso all'improvviso davanti a noi. Oh no, il ninja con la bara è riuscito... con la bara? È riuscito a fuggire e dobbiamo partire all'inseguimento. Ma Kimimaro ci sta ostacolando. Ah? Neji? Tu e Choji lo terrete occupato per permetterci di proseguire? With the sound ninja begins a tragic conflict of the two. Con la velocità del nemico rapida, cioè questo dovrebbero rappresentare le battaglie contro i quartetti del suono, però non essendo personaggi giocabili, appunto, li metteranno, ci sono solo come supporti, quindi faranno fare delle battaglie solo contro Kimimaro. A quanto pare mi farai divertire. Vai, Neji. Ehi. Che cavolo ha? Vai. Via. Voglio colpire con la rotazione sopra. Mamma mia, cioè mi sta sfasciando. Ah, stai rotto. Mamma mia, perché non si sostituisce, cazzo? Hai rotto il cazzo? È rotto il cazzo. Via. Voglio deficiente. Perché l'ho fatto? Ah. Porco, 8 po, 60 po, 32 po. E adesso? And try Grand 64 palm. Ma perché non premo la difesa bene? Cioè questa battaglia è andata schifo. Anzi, siamo il Byakugan, via. Byakugan! Battuto. La partita è finita. Scemo. Poi, allora, mi è stato chiesto, signori, se dopo la storia, no, dopo aver completato il walkthrough, se caricavo i video con i risvegli e con non con i risvegli, mi sa solo con le tecniche supreme. Con le tecniche supreme ci riesco, ma con i risvegli dovrei fare un botto di perdi. Non lo so se riesco a fare i risvegli qua. Non lo so, poi devo vedere. Ci proviamo.
Kimimaro giocabile, yes. Pergamene segrete. Borsi ingredienti. Dove sono? Allora, ce n'è solo una di là. Ok, perfetto. Andiamo a prendere quella borsa. Dov'è la borsa? Non la vedo più. Eccola qui. Dovrei... mi sa che... devo usare la segna. Vediamo. No, mi sa che devo salire. Ma dov'è? Ah, ecco, ho capito. Già capito. Ok, dammi l'ingrediente. Cos'è stavolta? Cos'è? Osso di maiale leggendario. Mi sa che possiamo fare un nuovo ramen con questo. Ok, la prossima già non la possiamo fare più. Ok, vediamo. Richiama un personaggio di supporto almeno 3 volte e sconfiggilo con la tecnica suprema. Ecco, questa sarà molto pallosa perché avendo una tecnica suprema a corto raggio ci vorrà un botto di tempo a cercare di colpirlo, per cercare di farlo entrare, diciamo, nella tecnica. Vabbè, ci proviamo, dai. Ok, richiama il personaggio, lo possiamo fare velocemente. Let's fight. Yeah. Ah, via. Ehi. 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 Non riesco a colpirlo con la cosa. Ok. Via, avvicinati. Aia. Ok. Dai. Ehi. Via. Via. Che gli è successo adesso? Perché va schifo? Ok. Via. No, dai, avvicinati. Oh. Battuto con la tecnica, dai. Guarda il chakra come scende anche. Dry Grand 64 Ball. Ok, battuto. Perfetto, signori. Perfetto. Ok, andiamo a terminare qualche altra missione di grado B. E poi proseguiamo. Pu, 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 pu. Pu, 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 pu. Ok, completata. Controlliamo se possiamo creare qualche nuovo ramen. Vediamo. No. No. Cosa mi manca qua ancora? Il germoglio di fagioli come nella precedente parte. Ok, andiamo a vedere le altre missioni secondarie. Di grado è figa, ce ne sono un botto da fare. Ok, questa è la via verso la perfezione. Un bravo ninja deve avere un'abilità di salto insuperabile. Allenati nel salto per arrivare ai massimi livelli. Devo fare il cannone. Raccogli oggetti e obiettivi in 60 secondi al massimo. E dove li prendo queste robe? Abilità del salto, eh? Oh, ehi, scommetto di poter combattere usando solo le mie moltiplicazioni del corpo. Bene, è ora di allenarsi. La via verso la perfezione? Liberati in volo, Naruto Uzumaki. Sì, adesso ma... cioè, cosa devo fare? Ah, ok, devo passare tra gli anelli e prendo col cannone, va bene. Ok.
Io ci provo, eh. Mamma mia. Via. Pensate che mi metto più di lì. No, dove cacchio guardi? Ok, guarda di qua. Via. Oh. No, ho sbagliato. Infatti ne ho saltati tre, troppo alto. Via. Deve passare proprio in mezzo. Ok, perfetto. Beh, non è stata difficile. 23 punti solo per fare sta roba. Cioè così, senza motivo. Vabbè, devo farla anche livello 3. Sì, farla anche livello 3. 50 e 40 secondi, va bene. Via, 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 via. In 50 e 40 secondi al massimo. Va bene, dai, non è difficile questa. Se ce ne sono altre, mi sa che aumentano la difficoltà. Ok. Via. Via, dai, adesso perfetto, eh. Perfetto, signori. Via. Perfetto. Ok. Soddisfatti altre due condizioni speciali. Beh, questa missione è stata velocissima. Vediamo adesso dov'è il personaggio. Ah, là in fondo, ok. Non è il maestro Ebisu quello, sì. Meno male che avevo il chakra. Meno male che per questa missione avevo già il chakra, diciamo, a un ottimo livello, quasi al massimo. Meno male, almeno ho evitato di perdere. Vediamo cosa succede qua. Perché sbadiglia? Ho sentito che il maestro Kakashi ha messo a punto una nuova esercitazione, ma non mi ha detto di cosa si tratta. Una nuova missione di grado A. Ok, allora possiamo proseguire con le missioni. Beh, vediamo questa qui cosa dobbiamo fare. Finale delle battaglie a nascondino. Terzo duello a nascondino di Konohamaru. Dimostra la differenza tra gli studenti dell'Accademia e un vero ninja. Ok, ci provo, signori, eh. Mi sa che ne devo trovare tutti e tre adesso, la squadra al completo, mi sa. Vabbè, signori, so che potevamo fare l'altra missione, mi sa, eh. Però ho detto, almeno ci liberiamo già di un paio di missioni della, diciamo, secondarie, in modo che non dobbiamo fare troppe parti poi extra, in modo da poter iniziare gli altri walkthrough. Dovrebbe essere qua dietro, se non sbaglio. Vediamo dove stai. Eccoli qua. No, mi sa che... sì, sì, eccoli qua. Tre bimbi minchia. Ti stavo aspettando. Vuoi sfidarmi di nuovo nonostante le ripetute sconfitte? Sei tenace. Sei tu che ci hai concesso la rivincita in qualsiasi momento, ricordi? Beh, sì, l'ho detto, ma... non puoi rimangiarti la parola. Va bene. Finalmente avrò la mia rivincita. A proposito, questa volta Moegi è in squadra con me. Non perderò Naruto. Ok, accetto la sfida. Seria battaglia a nascondino con Konohamaru. È il momento di mostrare la vera abilità di ognuno. Allora, non c'è altro da dire, tranne che questa volta vincerò io. Avanti, ti troverò anche questa volta. Bene, iniziamo. Tempo scaduto. Sto arrivando con Konohamaru, Oudon e Moegi. Sì, sì. Quella di Moegi è la rossa, perfetto. Proviamo, signori. Questa mi farà sicuramente perdere un botto di tempo. Ci scommetto quello che volete. Ditemi dov'è Moegi, signore. Lei mi dice che è qua. Non è qua, signore. Lei sta dicendo un'eresia. Sta farneticando, sta parlando a bambola, signore. Vediamo questa. Oh, ho trovato già Moegi. Ti ho trovata, Moegi. Impossibile, pensavo fosse un nascondiglio sicuro. Ok, ora manca il prossimo. E vai, sono riuscito a trovare già la prima Moegi. Sono riuscito a trovare Moegi. Ok, di là ci dovrebbe essere qualcuno. Vediamo. Ok, mi serve I need more information. Dai.
dove stanno. Cioè, non è che... Signorina, mi può dire dove si trovano? Yes! Ti ho trovato, Udon. Oh, pensavo di riuscire a fartela questa volta. Ok, ora manca il prossimo. Cioè, non so perché sto facendo la voce con delle mosce, proprio perché non lo so. Dovrebbe essere di qua. E... No. No! Vediamo qui. No! Cioè, ho trovato quei due facilmente. Adesso ci vogliono 3 anni per trovare Konamaru. Dimmi che è questa scatola. Dimmi che è questa scatola. Dovrebbe essere là. Vediamo. Yes! Ti vedo, Konamaru. No, impossibile. Trovati. 23 punti, yes. Vi ho trovati, bimbi minchia. Naruto, occhio di falco Uzumaki, ha vinto di nuovo. Ah no, lui dice, vabbè. Accidenti Naruto, sei proprio bravo. Questa volta pensavo proprio di batterlo. Sei bravo Naruto. Ma voi state trovando nascondigli sempre migliori, il cazzo. Sono colpito. Detto da te è un vero complimento. Sì. Konamaru, Adon, Udon, Moegi, rifacciamolo qualche altra volta. Contaci. Ok, ripetiamo la mission, veloci. In 110 secondi o in 100 al massimo, va bene. Via. Signori, lo so che... Adesso minimo quelle due missioni le possiamo già fare della storia principale. Però ne faremo, termineremo questa qui e poi inizieremo... Ne faremo un'altra missione principale, poi basta, dai. Mi dica dove si trovano i bimbi minchia. Ah, quindi lei mi dice che è qui. Signore, sta dicendo sempre eresie. Mi sa che è in quell'altra scatola, mi sa. Vediamo. Vediamo. Sì, già Moegi l'ho trovata. E vai. Mamma mia, che scarsa Moegi. Cioè, si trova subito. Sì, ho capito. No, ho sbagliato. Povero Naruto. Cioè, demoralizzato. Ditemi, maestro. Maestro Ebisu, mi dica. No, maestro Ebisu sta dicendo fesserie. Cioè, l'ho trovato prima e ci ho messo 3 secondi a trovare. Adesso ci metto una vita. No, mi sa che era quell'altra, quella in su. Quella lì, no, in su, mi scusatemi. Questa qui dovrebbe essere, vediamo. No, ho sbagliato. Perché mi dicono eresie? Mi dicono fesserie. Perché eresie? Non è un'eresia, è fesseria. Lei dice che è qua? Non è qua, signorina. Ma perché adesso che le devo trovare ci vogliono 3000 anni? Lei mi dica dove si trova. Allora, dovrebbe essere di qua. Vediamo se è questo. No. Ma dov'è? Ma dove stanno? Ora è quella, ci scommetto. Sì. Uno mi manda da una parte, uno mi manda dall'altra. Mi sento un po' rincoglionito. Vediamo questa, dai, ormai. Ormai ci siamo, apriamo le scatole. Facciamo l'unboxing. C'è nessuno che mi può dare indicazioni corrette. Mi dica lei dove si trovano. Cioè, ok, dovrebbe essere questa. Yes! E ho trovato anche Udon. Ok, manca solo l'altro, l'ultimo bimbo minchia. Vediamo se riesco a trovare Konamaru velocemente prima che scada il tempo. Mi porta di là. Ok, non si vede nulla. Mi dice dove si trova Konamaru, mi dici? Ok. Mi hanno fatto scendere, adesso devo risalire. Adesso come faccio a salire io?
Sali, Naruto, veloce. Io ci provo. Lol, proprio ci ho provato. Vediamo dove sono i supporti. No! Ok. Via di là, tutto di là. Dove cacchio stai? Dannato Konamaru, vi giuro, adesso lo ammazzo. Lo faccio stuprare dal Vanini. Dimmi qualcosa anche tu, vecchio. Sì, tutti e due di là mi indicano, ma di là non c'è nulla. Di qua? No, non ci credo, dai, per uno non posso perdere adesso. Dove cacchio è Konamaru, bimbo minchia del cazzo? Ecco. Ho già perso. Devo riprovare, signori. Chiedo venia. Dai, vecchio. Ecco, adesso questo qua mi dice che devo andare dall'altra parte. Vediamo questa. Oh, ho trovato già Konamaru, yes. E già uno è andato. Bimba minchia. Qua c'è qualcuno? No. Ok, già uno l'abbiamo trovato, signori. Questo mi dice di qua. Vediamo se è questa la scatola. No. Madonna, ti bimbi minchia. Maestro Ebisu, mi dia indicazioni. Ok, mi sa che è qua. Ok, Udo non l'ho trovato. Ok, manca solo Moegi. Dai, cazzo, c'ho 100 secondi ancora. 110 più che altro. No, mi sa che devo andare in giù. Ok, devo andare più in giù, va. Capito. Quella scatola, dite voi? No. Mi dica dove si trova Moegi, per favore. Me lo dica. Yes. Trovata. Ok. Ok. Trovata. Trovati tutti e tre. Yes. Ok, bene. Direi che possiamo no, non concludo la parte, signori. Direi che possiamo andare a a fare un'altra missione principale, almeno, dai. Un'altra ve la consento. Feroce scontro nella foresta. Grazie a Neji e a Choji, Shikamaru e il suo plotone sono riusciti a proseguire, ma vengono inseguiti da Kimimaro e a questo punto la battaglia è inevitabile. Shikamaru tenta di attirare l'attenzione di Kimimaro in modo che Naruto possa procedere. Shikamaru verso Kimimaro. Ok, va bene. Vabbè, signori, abbiamo un sacco di punti, missione, dai. Grazie a Neji e Choji, ben presto abbiamo raggiunto i due ninja del villaggio del suono. Siamo a un passo dal completamento di questa missione, o almeno così pensavo. Kimimaro c'è di nuovo addosso. Quel farabutto. Come fa a rintracciarci? Deve essere più forte di quanto immaginavamo. Shikamaru, non devi perdere la concentrazione. A deep forest under dark clouds. A fierce battle. A bitter fight. All out war. Ok, col nemico a velocità rapida e potenza d'attacco alta. Va bene, ok. Dovrebbe essere difficile. Mi sa che devo terminarlo anche con la tecnica suprema. Quando dovrò fare le tre stelline. È un avversario noioso, ma immagino di non poterlo evitare. Voi tutti non siete miei nemici. Via. Kimimaro, non iniziamo, eh. Ecco, dai, bravo. Aha. Mamma mia, sto scivolo mi fa cagare sotto. Via. Mi avete lasciato possession jutsu. Via. Ah, ma mi sa che l'avevo vista già. Non mi ricordo. You are
Via. Guardate qua. Oh. Bene, è andato tutto secondo i piani. Ok, ripetiamo la missione con le condizioni extra e poi concludiamo qui la parte, dai. Sicuramente sconfiggi il nemico in 60 secondi al massimo e con la tecnica suprema. Penso che queste battaglie abbiano tutte le stesse condizioni speciali. Vediamo, vediamo. Può darsi anche che io mi sbagli. Però vabbè. Ok. Forse ingredienti, che palle. Proprio adesso. Le forze dovevano arrivare. Quando devo concludere le parti arrivano gli ingredienti. Non è giusto. Via via via. Dove cacchio è? Ok, devo salire poi, ok. Eccola qui. Sapevo io che devo fare il giro. Ma dove mi fanno fare 3000 giri adesso? Da qua non posso neanche salire, porca. Cos'è successo? Ok. Spacca sto coso. Via, via, via. Ah. What? Ah, ok. Meno male. Pensavo, ho detto cacchio. Giriamogli i fagioli. Possiamo fare il nuovo ramen dopo, signori, anche. Ok, abbiamo sbloccato altre missioni. Ah, le abbiamo al massimo i punti di missione. Guardate, 3,99 su... Ah no, 3,999, cazzo. Sti cazzi. Ok, indichiamo il personaggio che porta almeno 4 volte. E la tecnica suprema. Sconfiggimi con la tecnica suprema, ok. Ok, ho detto cazzo, già 399. Ho detto cacchio, è possibile? No, mi sembra strano. Infatti era 999. Però ovviamente non ci serviranno 999 punti per ottenere la missione finale, Precisiamo. Io per questo sto... Ho voluto fare queste altre... queste altre, diciamo... missioni... queste missioni aggiuntive. Per evitare poi di doverle fare tutte da solo, in solo. Avete capito, signori? Via. Dai. Ehi. Ok. Ehi. Ehi. Vai. Via. 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 Ma scoppio ritardato, meno male, va. Ciao ciao. No, non ce la può fare. Yeah. Perfetto, un'altra missione della storia completata con le 3 stelline. Ne mancano pochissime battaglie, signori, della storia principale. Le abbiamo già terminate. Abbiamo terminato il gioco già. Almeno la parte principale. Poi la parte secondaria la completeremo. Non in seguito, la completeremo subito. Subito dopo. Comunque, signori, io direi che per quest'altra parte è tutto. Spero vi sia piaciuta. Vi ricordo come al solito di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguimi su Twitter e di andare su G2A se volete acquistare i giochi e probabilmente di ricevere in sconto. Noi ci vediamo nella prossima parte di Ultimate Ninja Storm. Adesso andiamo a fare prima il ramen dalle verdure, che era quello che avevo tutti gli ingredienti, mancava solo quello.
Adesso che li abbiamo trovati, lo andiamo a creare subito, dai. It looks so good. Verdura. Oh, odio la verdura. Perfetto. Mamma mia, che barra. Che barra gigante. Mi ricordate nelle prime puntate quanto era cortissima la barra? Oh, rame e nido d'uccello. Posso già creare anche quest'altro. Yes. Signori, non ci vogliono far concludere la parte proprio, eh? Non ci vogliono far concludere. Wow, è più buono di quanto mi aspettassi. Oh. Ok. Ancora chakra. Vediamo se ci, guarda, ci sblocca adesso. Lo possiamo già creare? No. Mi manca la coppa della morte e il fiore bianco. Ok. E poi è il penultimo ramen questo, signori. Quindi abbiamo quasi terminato anche tutti i ramen. Abbiamo creato. Ok. Salviamo come al solito. Ok. Via, salva. Yes. Ok, signori, qui dal vostro Mimmo e da Naruto Uzumaki è tutto. Alla prossima puntata. Ciao!